Shutter Island è una delle pellicole più chiacchierate della storia del cinema e un pilastro del thriller moderno. Oggi partiremo da questo film per vedere come il trattamento dei malati di mente è cambiato nel corso degli anni e andremo a sviscerare una realtà terrificante che gli Stati Uniti hanno tenuto nascosta. Parleremo anche dell'importanza del personaggio del dottor Cowley e di come la sua battaglia dentro Ashcliffe rappresenti un ultimo, disperato tentativo contro un establishment ben consolidato. Shutter Island è infatti un film molto più profondo di quanto sembri. È il riflesso di una frattura interna alla psichiatria americana e la storia di Teddy Daniels diventa la sua risposta. Per aiutarci nella nostra analisi, analizzeremo un libro scritto da Robert Whittaker, Mad in America, e alcuni film, come il già citato Shutter Island di Martin Scorsese, ma anche Qualcuno volò sul nido del cuculo, A Beautiful Mind e Ragazze interrotte. Potete trovare i link per i film e i libri citati in descrizione. Al termine di questo video avremo una chiara visione di come in America i malati di mente siano stati trattati per anni come delle vere e proprie cavie di laboratorio per gli psichiatri e di come si sia realizzato a tutti gli effetti, anche in anni recenti, un vero e proprio scavalcamento delle norme imposte dal codice di Norimberga. Ma per capire come si sia arrivati a tutto questo, dobbiamo fare un passo indietro. Dovete sapere che fino al XVIII secolo i matti erano considerati come attrazioni da circo. Veniva data loro una razione di pane da 450 grammi al giorno e la domenica le famiglie pagavano un biglietto per andare a vederli nelle loro celle logore. Il primo che fece qualcosa per cambiare la situazione fu Benjamin Rush, che è considerato il padre della psichiatria moderna. Ma in quegli anni i trattamenti ricevuti dai malati erano ancora violenti e disumani. Il motivo era semplice ed aveva persino un suo senso logico. Se lo schizofrenico era vittima della sua psicosi, allora bisognava distoglierlo dalle sue visioni. Il dolore avrebbe fatto in modo che il cervello indirizzasse tutti i suoi stimoli altrove. I primi ad ipotizzare un trattamento innovativo basato sull'ascolto, la gentilezza e la compassione per i malati furono i quaccheri di York. Sembrava proprio che il loro modo di trattare i pazienti con gentilezza fosse quello giusto. Sono i dati che supportano questa affermazione. Pensate che al McLean Hospital il 59% dei 732 pazienti accolti tra il 1818 e il 1830 venne dimesso in quanto considerato guarito, molto migliorato o migliorato. Purtroppo però fu solamente un fuoco di paglia, perché ben presto si tornò a trattare i malati come succedeva in passato. Per capire bene perché ciò avvenne, è importante approfondire brevemente alcuni aspetti. Nel XX secolo la medicina fece passi da gigante. Molto poteva essere spiegato dalla scienza, ma la psichiatria rappresentava un'eccellente eccezione rispetto a questo avanzamento tecnologico. In questo contesto, lo sviluppo delle teorie eugenetiche favorì un clima di soppressione nei confronti di tutte quelle minoranze, come appunto i malati di mente, che si pensava rappresentassero un problema per la società. Pensate che l'eugenetica veniva insegnata nelle facoltà universitarie e alcuni stati, come l'Indiana, promossero addirittura la sterilizzazione obbligatoria dei minorati. Dietro queste spinte eugenetiche c'erano importanti persone di rilievo della società americana dei tempi, come John Rockefeller, George Eastman, il fondatore della Kodak, e John Harvey Kellogg, l'inventore dei noti cereali. Non c'è quindi troppo da stupirsi quando dall'altra parte dell'oceano, in una Germania falcidiata dalle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, un certo Adolf Hitler propugnò questi stessi ideali e trovò terreno florido nella società tedesca. Ciò che ritengo molto ipocrita fu l'atteggiamento che gli Stati Uniti adottarono quando le prime foto dei campi di concentramento nazisti vennero rese pubbliche. Per quanto possa sembrarvi un paragone forte e audace, vi assicuro che il modo in cui venivano trattati i malati di mente in America in quegli anni era assolutamente paragonabile all'orrore nazista, come dimostrano queste foto. Come abbiamo accennato, la psichiatria americana reclamava i suoi farmaci di successo, al pari delle altre specializzazioni mediche, e così, nella seconda metà del XX secolo, si provò in tutti i modi a cercare una causa biologica alla schizofrenia, con l'obiettivo di trovare un trattamento efficace. Il primo a fare il suo ingresso fu il coma insulinico, e ne abbiamo una testimonianza diretta in A Beautiful Mind. Era risaputo che l'ipoglicemia poteva causare danni cerebrali nelle zone del cervello evolutesi più di recente. Questo trattamento prevedeva che il cervello venisse depravato completamente dello zucchero. In questo modo venivano preservate solamente le funzioni più primitive, come ad esempio la respirazione. Al loro risveglio, i pazienti regredivano per qualche tempo verso uno stato infantile, ma sembravano liberi dalle loro psicosi. Il problema è che i loro deliri tornavano ciclicamente e quindi il paziente doveva sottoporsi continuamente a questi trattamenti per continuare a beneficiare dei risultati ottenuti. La psichiatria sostituì progressivamente questa pratica prima con il metrazolo, che provocava delle fortissime convulsioni, e infine con l'elettroshock. Quest'ultima terapia, molto più famosa anche per l'opinione pubblica, viene raccontata sia in Qualcuno volò sul nido del cuculo, sia su Ragazze interrotte. Proprio come il coma insulinico, però, anche l'elettroshock non rappresentava una cura, ma piuttosto un tentativo di danneggiare il cervello al punto tale da scacciare la psicosi per un piccolo periodo di tempo. Ma il trattamento più terribile di tutti ci riporta direttamente a Shutter Island. Ci stiamo riferendo ovviamente alla lobotomia. Questo intervento chirurgico prevedeva di entrare, spesso sopra gli occhi, attraverso la variante definita transorbitale, nel cervello dei pazienti per accedere ai lobi frontali e disattivare alcune parti.
è fondamentale osservare che questa regione cerebrale sintetizza le informazioni, inclusi i ricordi di eventi recenti, ed è questo processo che produce l'azione intelligente, ciò che distingue in poche parole gli uomini dagli altri animali. Così facendo si creavano dei veri e propri zombie, individui che avevano perso la loro umanità, curati sì dalle psicosi, ma profondamente disumanizzati. Con queste doverose premesse arriviamo all'anno più importante per la nostra analisi, ovvero il 1954, che curiosamente è anche l'anno in cui è ambientato Shutter Island. Quell'anno viene lanciato un nuovo e rivoluzionario trattamento farmacologico, la Torazina, il primo farmaco antipsicotico. Il farmacologo svedese Arvid Carlsson scoprì che i neurolettici, come la Torazina, inibivano l'attività di un mediatore chimico cerebrale, la dopamina. Alla dose terapeutica, un neurolettico può occupare dal 70 al 90% di tutti i recettori. Con i recettori così bloccati, la dopamina non può trasmettere correttamente il proprio messaggio alle cellule. Molto presto però i medici europei e americani si accorsero che la clorpromazina induceva spesso sintomi del morbo di Parkinson. I narcolettici agiscono essenzialmente come una lobotomia chimica. Inducono effettivamente in alcuni casi una diminuzione degli eventi psicotici, ma al caro prezzo di un forte rallentamento dei pazienti. È esattamente ciò che succede a John Nash, che a seguito del suo trattamento farmacologico perde tutta la sua innata capacità matematica che lo aveva reso celebre. But it's difficult with medication because they're hard to see the solution. Tutte le caratteristiche che ci siamo abituati ad associare agli schizofrenici, come l'andatura bizzarra, i movimenti a scatto delle braccia, l'espressione facciale assente, la sonnolenza, la mancanza di iniziativa, ebbene tutti questi sintomi sono dovuti, perlomeno in gran parte, a una carenza di trasmissione dopaminergica farmacologicamente indotta. Adesso siamo pronti per capire perché Shutter Island sia un film così importante e soprattutto il motivo per cui Coley è un personaggio chiave. Vediamo questa scena tratta dal film che illustra perfettamente il punto di vista che andremo a trattare tra poco. And which school are you, doc? Me? I have this radical idea that if you treat a patient with respect, listen to him, try and understand, you just might reach him. Coley rappresenta l'ultimo baluardo della psichiatria conservativa, discendente del trattamento morale dei quaccheri di York, che si oppone sia alla scuola farmacologica sia a quella della chirurgia cerebrale. È proprio per questo motivo che il caso di Andrew Leddis diventa qualcosa che va oltre la semplice storia. Quale scuola di pensiero può curarlo? Come potete capire, la posta in gioco è altissima perché si tratta di capire quale trattamento psichiatrico sia quello vincente. Dennis Lehane, l'autore del romanzo originale da cui è tratto il film, dichiara nella postfazione al libro come l'opera di Whittaker abbia avuto una grande rilevanza nello sviluppo della sua storia. Basandomi su questo fatto e su un'intuizione personale, ritengo che il personaggio di Coley sia un alter ego di Loran Mosher. Ma chi era Loran Mosher e perché è importante per noi? Il suo obiettivo era scoprire se trattare i pazienti psicotici in modo umano, privilegiando l'empatia e l'attenzione e senza ricorrere ai neurolettici, fosse altrettanto magari più efficace del trattamento farmacologico offerto dagli ospedali. A differenza di gran parte degli psichiatri del tempo, Mosher pensava che la schizofrenia fosse un meccanismo di coping, ovvero una reazione biologica ad un evento avverso. Le case soteri erano ambienti ristretti, con pochi ospiti, in cui risuonava appieno lo spirito quacchero e dove gli assistenti assecondavano in tutto e per tutti i pazienti, incoraggiandoli persino nei loro deliri. Who are these men? Why are they in my house? Police officers, Rachel. They have a few questions. Così facendo, si pensava, dal momento che le visioni non si sarebbero effettivamente realizzate nella realtà dei fatti, che il paziente si sarebbe reso conto dell'irrealtà dei suoi pensieri e sarebbe potuto guarire dalla sua condizione. Il progetto di Coney in Shutter Island è, come viene definito da lui stesso, il più grande roleplay mai provato nella psichiatria americana. Un vero e proprio all-in in cui Coley si gioca tutta la sua reputazione. Sfortunatamente, una visione del genere è stata spazzata via quasi completamente dalla psichiatria americana. Se facciamo un passo in avanti a tempi più recenti, emerge in maniera chiara come voci autorevoli come quella di Mosher siano state sminuite e persino dimenticate in favore dei trattamenti farmacologici cronici. C'è uno studio abbastanza eloquente condotto dall'OMS che paragona il decorso dei malati mentali in diverse parti del mondo. L'OMS avviò il primo studio di confronto tra gli esiti di diversi paesi nel 1969. Il risultato fu incredibile. I pazienti di tre paesi poveri come India, Nigeria e Colombia stavano notevolmente meglio dei pazienti degli Stati Uniti e di altri quattro paesi sviluppati. Pensate che a 5 anni il 64% dei pazienti dei paesi poveri era asintomatico e aveva un buon funzionamento. Un altro 12 se la cavava discretamente, non era del tutto guarito ma nemmeno si era cronicizzato e il restante 24 aveva cattivi risultati. Perché doveva esserci una differenza tanto marcata negli esiti di uno stesso disturbo? La risposta è solo una, perché nei paesi occidentali si trattano i pazienti con farmaci antipsicotici con uso continuativo. E volete sapere perché accade tutto questo? Solo e soltanto per soldi.
Sembra che convenga a tutti, no? Le case farmaceutiche fanno miliardi di dollari, i pazienti vengono liberati dai loro problemi invisibili e i familiari sono tutti felici. Ma qualcuno si è mai messo nei panni di chi questi trattamenti li riceve? Qualcuno si è mai chiesto cosa significhi davvero vivere un'esistenza a metà, dove le tue emozioni, i tuoi ricordi, i tuoi pensieri sono distanti e irraggiungibili? Questa cosa si può chiamare vivere o è piuttosto un'esistenza a metà? Benché il codice di Norimberga prescrivesse che tutti i volontari in trial clinici fornissero un consenso informato, i psichiatri americani che conducevano gli esperimenti di esacerbazione dei sintomi raramente presero in considerazione questo aspetto prima degli anni Ottanta. All'inizio del 1994, Vera Sharav, una sopravvissuta all'olocausto il cui figlio era morto per una reazione tossica ai neurolettici, iniziò a puntare i riflettori su quella ricerca. Riuscì a farsi consegnare il modulo del consenso informato relativo agli studi sulla L-DOPA. Nessuno di questi diceva che la L-DOPA poteva provocare una psicosi tossica. Se una persona si trovava già in una condizione di estrema sofferenza e poi un medico vi aggiunge altre sofferenze, non è questo forse un abuso di potere? Per 50 anni gli scienziati americani hanno condotto esperimenti in cui si aspettavano un peggioramento dei sintomi e hanno sistematicamente fuorviato i pazienti nascondendo loro i veri obiettivi. Un caso eloquente, ma se ne potrebbero citare a decine, è quello di Prince. Nel 1981 Prince fu diagnosticata con psicosi maniaco-depressiva e iniziò una terapia a base di litio. Nell'83, durante un ricovero ospedaliero, firmò per partecipare a uno studio sulla schizofrenia. Senza saperlo, fu inserita in un esperimento rischioso che la portò ad un grave episodio maniacale dopo la sospensione brusca del litio. Il 19 gennaio i medici le somministrarono apomorfina, intensificando il suo stato maniacale e delirante. Finì col delirare in una stanza, bloccata con le cinghie di cuoio. Questa traumatica esperienza la segnò profondamente, modificando la sua percezione e la sua capacità di relazionarsi con gli altri. Da quel momento la sua vita non fu più la stessa. Se pensate che questo fatto sia grave, aspettate di sentire cosa facevano due illustri figure della psichiatria americana dei tempi. Diamond, psicologo clinico specializzato in neuropsicologia e neuroriabilitazione, discriminava le candidature femminili basandosi su aspetto ed età. Dovete sapere che la maggioranza dei partecipanti reclutati agli studi erano uomini. Una donna piacente e giovane sarebbe stata più efficace nell'ottenere i loro consensi. In caso di successo, per ogni paziente si arrivava ad ottenere fino a $25,000, con bonus generosi per chi riusciva a reclutarli. Nel 94 una coordinatrice minacciò di far saltare la baracca dopo un tentativo di suicidio di un paziente, ma fu pagata per il suo silenzio. Borison, il presidente del Dipartimento di Psichiatria dell'Università, e Diamond finirono in carcere, ma non per pratica fraudolenta, ma per furto all'università. Su 145 pazienti negli studi, uno moriva. Ma queste morti non furono mai citate dalla letteratura scientifica. Giunti a questo punto abbiamo descritto una situazione piuttosto critica. Occorre comunque puntualizzare che tutto questo discorso è rivolto puramente alla psichiatria americana. Quella europea si è fortemente distaccata dalla dipendenza eccessiva dai neurolettici, anche se questo non significa che non vengano utilizzati anche qui da noi. Ma è lecito domandarsi, esiste una soluzione a questo problema? Ragazze Interrotte ci fornisce una risposta di grande potenza. Susanna, dopo aver tentato il suicidio, viene accolta in una comunità che si prende cura di lei e alla fine riesce a superare attraverso il percorso psicoterapeutico la sua diagnosi di disturbo borderline, fino ad arrivare alla dimissione. Purtroppo però sembra di trovarsi davanti a un'eccezione e non ad una regola. Leggete quanto guadagnano le case farmaceutiche dei farmaci antipsicotici e scoprirete perché.